What is Europe to You è un progetto che nasce da una mia esigenza, quella di scoprire che cosa fosse significato di Europa per me. Non riuscendo a darmi una risposta, ho pensato di chiederlo direttamente ai cittadini europei e così è nato il lavoro. L'idea è quella di ritrarre le persone che incontro per la strada e in maniera molto casuale e inaspettata per loro, porgendo a tutti la stessa domanda. What is Europe to you? Che cosa significa l'Europa per te? Il progetto è nato nel 2019 ad Atene in occasione delle elezioni parlamentari, un viaggio che ho fatto con la giornalista Marta Ottaviani che ha collaborato nella realizzazione delle interviste e dei testi. Successivamente siamo state a Berlino insieme in occasione del 30° anniversario della caduta del muro di Berlino. Ho poi proseguito il progetto a Milano e a Roma nel 2020 e successivamente proseguiranno anche le altre città e capitali europee. Le persone vengono ritratte in bianco e nero e rispondono alla domanda con una parola chiave che riassume il loro sentimento europeo. Ad oggi ho ritratto 250 persone tra Milano, Roma, Atene e Berlino, senza limiti di età, professione, social background e religione. Contemporaneamente ho avviato una collaborazione con il Master in Digital Strategy del Politecnico di Milano per far evolvere questo progetto anche dal punto di vista digitale. Insieme abbiamo deciso di coinvolgere tutti i loro studenti a questo progetto, invitandoli a rispondere alla domanda: che cosa significa l'Europa per te? What is Europe to you? Le loro parole e i loro sentimenti verranno pubblicati online in una sezione dedicata del sito. Riteniamo che questo lavoro e questa ricerca digitale sia importante anche per creare un link diretto tra i cittadini e le istituzioni, creare un nuovo interesse nei confronti dell'Europa da parte dei cittadini europei, avvicinarli di più al tema e in particolare le giovani generazioni. Come Master in Design e Digital Strategy siamo stati felicissimi di partecipare a questo progetto e soprattutto di conoscere le persone meravigliose che l'hanno ideato. È stato un momento entusiasmante perché insieme ai nostri studenti abbiamo potuto riflettere su tutte le nuove forme che può avere l'arte e sul significato del digitale quando si mette in campo per aiutare persone diverse a esprimere la loro opinione. In occasione del prossimo Milan Image Art Fair, What is Europe to You verrà presentato nello spazio dell'ex Fornace a Milano da fine settembre ai primi di ottobre ed è una mostra curata da Giglio Lafoschi. La fotografia contemporanea sta uscendo da una logica dell'essere chiusa in se stessa come fotografia e sempre di più si sta aprendo alla relazione con altri linguaggi. Ed è una fotografia che lavora anche sul lungo periodo, sulla progettualità, che è quello che sta facendo Lisa Borgiani, cioè un lavoro che dura nel tempo, un lavoro progettuale di approfondimento e questo è fondamentale. L'altro aspetto, a mio avviso, molto importante del suo lavoro è che non sarà esposto dividendo le città, ma mischiando le persone, mischiando le città, quindi non c'è una divisione né tra ceti sociali, né tra le persone che abitano nel centro, né tra la persona che abita a Berlino, né rispetto a quella che abita ad Atene, ma costruisce già nella mostra un'idea di comunità, di collettività che guarda verso il futuro.